Benvenuti a tutti e grazie per la vostra adesione a questo evento su GitHub Copilot. Sono Federico Luciano, Technical Specialist nella divisione App Innovation di Microsoft. E a guidare l'evento con me sarà una nutrita rappresentanza della prevendita tecnica di Microsoft Italia. Sarà un evento di circa 90 minuti, che iniziamo con un'introduzione a GitHub Copilot. Non voglio recitare il ruolo di quello che vi annoia con infinite slide mentre tutti aspettano la demo, quindi vi rassicuro che sarà un'introduzione molto veloce. Seguirà la parte centrale dell'evento, dove creeremo un'applicazione. Applicazione di esempio, ma comunque abbastanza completa, e lo faremo partendo da zero con l'aiuto di GitHub Copilot. Sarebbe bello lavorare sempre ad applicazioni nuove, la verità è che la maggior parte di noi lavora anche o solamente ad applicazioni esistenti, magari con molti anni di sviluppi alle spalle. E quindi vediamo anche in questo caso come GitHub Copilot ci aiuta a livello di documentazione, refactoring, testing e sicurezza. Chiudiamo l'evento con un piccolo approfondimento sul commitment di GitHub Copilot sulla vostra privacy, fondamentale in contesti enterprise. Detto questo, partiamo. Nel corso dell'ultimo anno siamo diventati tutti familiari, volenti o nolenti, con il concetto di Large Language Model. Telegraficamente, un Large Language Model è un modello di machine learning allenato su un corpus immenso di dati. Possono essere dati strutturati, testo non strutturato o, nel caso che ci interessa particolarmente oggi, anche codice. Il modello che ne risulta è capace di eseguire un'infinità di task. Oggi ci concentreremo sulla generazione di codice, ma tra le capacità di un LLM c'è anche la generazione di contenuti, il riassunto di contenuti o la ricerca semantica. E questi sono solo alcuni esempi delle capacità del Large Language Model. E su queste capacità sono costruiti i nostri copilot. Stiamo vedendo una lista non esaustiva dei copilot rilasciati di recente. Stiamo andando ad una tale velocità che non è semplice nemmeno per noi Microsoft tenere il passo con le novità. GitHub Copilot sarà l'oggetto di questa sessione, ma avrete senz'altro sentito parlare di Microsoft 365 Copilot, che aggiunge funzionalità intelligenti ad applicazioni con cui tutti siamo familiari, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams. Altro esempio è Azure Copilot, in preview in questo momento, con cui possiamo dialogare in linguaggio naturale sulla situazione delle nostre risorse Azure, o anche per fargli eseguire dei task come riavviare una virtual machine o configurare una risorsa. Insomma, questi copilot assolvono agli scopi più disparati, ma hanno in comune il funzionamento, ovvero tutti si basano sull'interazione con uno o più large language model, ognuno arricchendo questo LLM con le proprie informazioni di contesto. Iniziamo il nostro zoom in su GitHub Copilot. E prima di aprire la parentesi tecnologica, vediamo qual è il problema che GitHub Copilot si propone di risolvere. Molte istituti di ricerca, organizzazioni indipendenti e non ultime per importanza, concordano sul fatto che oggi ci sia una certa carenza sul mercato di sviluppatori e che questo problema tenderà ad aggravarsi nel corso degli anni. GitHub Copilot è un coding assistant e ci aiuta con tutti i task afferenti al codice, quindi non solo generazione di codice, ma anche documentazione, testing, e lo fa sfruttando un large language model allenato ad hoc su milioni di progetti open source. GitHub Copilot chiaramente non potrà risolvere il problema della carenza di sviluppatori creandone di nuovi, ma il suo obiettivo è aumentare la produttività e drammaticamente degli sviluppatori esistenti. E molti non lo sanno, ma GitHub Copilot è il pioniere dei Copilot. A ottobre di quest'anno compierà 3 anni, e in questi 3 anni sul mercato abbiamo sempre commissionato studi, ricerche sull'effettivo utilizzo di Copilot e i risultati di questi studi sono sempre statisticamente significativi.
Vediamo qui un esempio dove abbiamo seguito degli sviluppatori per più di 6 mesi e i risultati, sia quelli che vanno su un self-assessment, come una percezione della propria produttività, quanto quelli che invece prendono metriche oggettive, il numero di commit, il numero di build con successo, tutti questi indicatori parlano chiaro. GitHub aumenta la produttività e la qualità, del lavoro degli sviluppatori. E ci siamo spinti persino a quello che in termini medici potremmo chiamare uno studio a doppio cieco, dove abbiamo preso due gruppi di sviluppatori con lo stesso livello di seniority e gli abbiamo affidato lo stesso task. Ad un gruppo è stato dato GitHub Copilot, ad un gruppo non è stato dato GitHub Copilot. La percentuale di completamento del task è leggermente più alta nel gruppo di sviluppatori con a disposizione GitHub Copilot. Ma quello che colpisce veramente è che tra quelli che hanno finito il task, gli sviluppatori con GitHub Copilot l'hanno fatto in meno della metà del tempo. Starete chiedendo quali linguaggi supportiamo. Nelle demo che vedremo utilizzeremo molto C Sharp, in realtà GitHub Copilot supporta tutti i linguaggi di programmazione, proprio per il fatto che è allenato su dei repository open source e che quindi guardano trasversalmente a tutti i linguaggi di programmazione. Relativamente invece agli ambienti di sviluppo, questi sono gli ambienti di sviluppo supportati: Visual Studio, Visual Studio Code, NeoVim e buona parte della suite JetBrains. Per tutti gli altri ambienti di sviluppo dove anche trovaste un plugin chiamato Copilot non è ufficialmente supportato da Microsoft. Nel corso delle demo che stiamo per mostrare, sottometteremo delle richieste a GitHub Copilot, i cosiddetti prompt. E noterete che seguiranno tutti un certo stile. Perché? Per avere un suggerimento di qualità, il prompt deve avere delle caratteristiche precise. E questo ci è utile sia per settarci sulla stessa frequenza durante le demo, sia per voi offline quando vogliate sperimentare con GitHub Copilot in modo da avere subito suggerimenti di qualità. Quali sono queste regole? Single, cioè GitHub Copilot è capace di rispondere a più domande nello stesso momento, ma non è una buona pratica. Quindi la prima raccomandazione fondamentale è di chiedere un suggerimento alla volta. Specifico, GitHub Copilot ancora non legge la mente, quindi tutte le informazioni di contesto che possono aiutarlo a produrre un risultato di qualità alta vanno fornite. E in ultimo, breve. Non perché debbano mancare le informazioni, l'abbiamo appena detto, ma bisogna evitare di eccedere con la prosa. Dare le informazioni strettamente necessarie. E in ultimo, e questo è proprio specifico di GitHub Copilot, gli altri punti che abbiamo visto finora sono anche abbastanza generali quando parliamo di prompt engineering, surround, cioè tenere aperti i file con cui GitHub Copilot deve lavorare in modo che ne abbia contezza. Vediamo velocemente un esempio. Chiediamo a GitHub Copilot di generare un Dockerfile per questo model PI, questo file Python che vedete nella slide. Ora, questo prompt tecnicamente produce una risposta valida. Perché però è un bad example? Perché mancano alcune informazioni di contesto che sarebbero state molto utili. Non abbiamo detto, per esempio, che questo container che vogliamo costruire, questa immagine che vogliamo costruire, dovrà referenziare una cartella particolarmente grande che vedete a riga 21. È proprio una cartella che contiene un large language model. Quindi non abbiamo dato questa informazione a GitHub Copilot, cioè che ci ha prodotto una risposta valida, ma non la migliore. Vediamo qual è il risultato quando invece diamo un prompt più specifico. Gli stiamo dicendo sì di costruire adesso un'immagine per il file Python che vedete. Ma gli stiamo anche dando questa informazione, cioè attenzione che a riga 21 referenziamo una cartella particolarmente grande come dimensioni, quindi suggerisce una strategia che possa migliorare le performance della build del container. E
E in questo caso la risposta è molto migliore. La risposta è migliore perché quella specifica istruzione che copia la folder particolarmente grande viene dichiarata nel Dockerfile in un layer ad hoc che migliorerà le performance alle successive build. Altro esempio molto interessante di specificità. Evidenziamo una piccola porzione di codice nel nostro file C Sharp e chiediamo a GitHub Copilot di generare questo metodo. E di nuovo la risposta è qualitativamente corretta. Ci sta proponendo un algoritmo di confronto sulla base del quale implementare il nostro sort by amount metodo. Manca di nuovo di specificità, perché nel caso specifico il prompt è un prompt leggermente migliore, prevede questo. Implementa questo metodo e sappi che la distribuzione di questi amount è molto minore del numero di vendite. Cosa consente questa piccola aggiunta che abbiamo fatto di fare a Copilot? Consente di migliorare drammaticamente la qualità della risposta, perché sapendo adesso che la distribuzione dei dati è molto bassa sul numero di amount è in grado di scegliere l'algoritmo migliore, quindi non più un algoritmo di confronto come quello che ci aveva appena suggerito, ma stavolta proporrà un algoritmo di conteggio, un cosiddetto counting sort, che nello specifico caso migliorerà e drammaticamente le performance. Con questo abbiamo impostato le premesse per seguire le demo che stiamo per fare con più consapevolezza. Vi avevo promesso che non vi avrei trattenuto a lungo, quindi iniziamo con il codice e passo il controllo a Francesco e Davide. Ciao a tutti, grazie Federico per l'intro. Io sono Francesco Lana, un technical specialist, e insieme oggi andremo a vedere come il Copilot ci aiuta nella generazione di codice, partendo da un template di un progetto, quindi un template vuoto di applicativo NetAspire, che è un template per la creazione di applicazioni distribuite. E vedremo come il Copilot ci aiuta a generare del codice per creare un API e un frontend che poi andranno a dialogare tra loro. E vedremo come un tool come la ZD ci aiuta a fare il deployment di queste applicazioni, queste API, questo frontend e le risorse necessarie per far funzionare l'intera applicazione distribuita su Azure. Passiamo adesso al nostro IDE. Come dicevo prima, siamo partiti da un template Aspire.net, che è una soluzione che si compone di La Poste, Service Defaults, che sono due progetti cardine, e poi abbiamo i progetti applicativi, più applicativi, che sono l'API Service e il web. L'API Service è appunto la nostra API e il web è il nostro frontend. Ora analizziamo velocissimamente due parole giusto su Aspire.net e poi lanciamo l'applicativo, il template vuoto, per vedere che comunque funziona e build. Dicevo, la post di che cosa si compone? Fondamentalmente definisce come la nostra applicazione distribuita è composta. In questo caso abbiamo un Redis Cache, un SQL, abbiamo l'Application Insight, abbiamo l'API Service. Application Insight è la parte di monitoraggio, osservabilità per la nostra applicativa, ovviamente che andremo poi alla fine di questa demo a deployare. L'API Service, dicevo, e il nostro frontend. Come potete notare, qui abbiamo una referenza ai vari componenti, quindi al Redis piuttosto che al SQL, piuttosto che all'Application Insight, e stesso il frontend ha una referenza rispetto all'API Service, anche qui la cache e l'Application Insight anche su per l'osservabilità. Ora lanciamo l'applicativo, così possiamo andare a vedere, diamogli qualche secondo per builda, ma possiamo andare a vedere come si presenta. È vuoto e andremo a vedere poi col Copilot come andremo a migliorarlo. Qualche secondo, ok, quindi avviata l'applicazione notiamo che abbiamo la dashboard di Aspire.net, velocissimamente due parole,
abbiamo la possibilità di vedere le risorse, in questo caso abbiamo cache e SQL che sono come dei container, quindi sulla mia dev machine. Innanzitutto, dicevo, questa dashboard serve per lo sviluppo, aiutarvi allo sviluppo di un applicativo distribuito in ottica di local dev, quindi per il developer. Ovviamente su cloud utilizzeremo diversi strumenti per monitorare il nostro applicativo distribuito. Tornavo dicendo le risorse, abbiamo il project, l'API service e il front-end. Abbiamo diverse altre, con la possibilità di vedere la console, le console dei vari elementi, piuttosto che log strutturati, le traces e le metriche. Ora non voglio dilungarmi troppo, torniamo su quello che sono i nostri due progetti, l'API service e il front-end. Se li apriamo, noteremo che l'API ci risponde a una route con un messaggio, un ok e un messaggio che troviamo poi, andiamo a vedere dove l'abbiamo definito, e invece l'applicativo web è fondamentalmente vuoto. Andremo poi a popolare, creare la parte di to-do, e qui vediamo questo loading, lo caricherà all'infinito perché non abbiamo ancora l'API che ci risponde. Una volta che creeremo l'API, qui andremo a definire, sempre con l'aiuto di Copilot, la parte anche web per andare a visualizzare i dati che consumeremo dalla nostra API. Perfetto, torniamo adesso al nostro IDE. Ok, modifichiamo adesso la parte di API, iniziamo dalla parte di backend. Quindi, come dicevamo prima, GitHub Copilot ci aiuterà a fare la modifica del nostro codice. Prima di iniziare a poter usufruire del Copilot, che cosa dobbiamo fare? È importantissimo installare l'estensione di GitHub Copilot per l'IDE che più preferite. Quelli supportati sono NeoVim, Visual Studio Code, i JetBrains e Visual Studio. Una volta installata l'estensione, vi loggate con l'account di GitHub e dovete avere una licenza associata e potete utilizzare il Copilot. Il Copilot è subito attivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se iniziamo a scrivere avremo dei suggerimenti offerti appunto dal Copilot. I suggerimenti sono contestuali rispetto alla tab su cui stiamo lavorando, quindi sul codice che stiamo lavorando. In questo caso, come potete vedere, se io inizio a scrivere i to-do, ok, vedete che lui mi suggerirà la creazione. Noi dobbiamo andare proprio a creare un API per l'inserimento, quindi la modifica, la ricerca e la cancellazione di elementi, quindi le classiche crude APIs, quindi crude operations, per degli elementi to-do, degli oggetti to-do. Questi oggetti to-do, come sono strutturati, adesso adesso ci arriviamo, sono fondamentalmente una struttura dati molto semplice che è composta da un ID, un titolo e un flag che dice se è completato o meno. Quindi adesso vediamo il Copilot, come potete vedere mi sta suggerendo man mano le varie operazioni da fare, quindi map, vediamo, ok, get, quindi mi ha suggerito la retrieve di tutti gli elementi to do, la creazione di un elemento to do, la retrieve by ID, e adesso se andiamo avanti vedrete che mi suggerisce, ok, la modifica e anche la cancellazione. Perfetto, in pochi secondi abbiamo scritto un'API che funziona. Adesso la lanceremo e la testeremo. Per testare un'API, come possiamo fare? Ci sono diversi modi: bisogna crearsi un client oppure possiamo sfruttare l'estensione offerta da Visual Studio dei file per i file HTTP.HTTP, che ci consente di usare un metalinguaggio per descrivere delle chiamate ed effettuare delle chiamate senza lasciare il nostro IDE. In questo caso vedremo come anche il Copilot, con un linguaggio che non è effettivamente, o meglio, propriamente un linguaggio, ci può andare ad aiutare. Quindi spostiamoci in questo file, cos'è l'HTTP, esatto, e andiamo a creare host, due punti, la porta, port. Ok, qua mi ha suggerito health, ma è sbagliato, ma noi dobbiamo testare i to-dos, poi HTTP 1, ok. In questo caso andiamo a mettere dei separatori che sono cancelletti e andiamo avanti con le altre operazioni che dobbiamo verificare. Quindi voglio fare la creazione di un elemento con content type application JSON, ok, in questo caso ho title e is completed,
Sì, scompleti del campo, lo vediamo qui, aveva, ok, sì, aveva sbagliato, ma correggiamo subito. E vedete che mi continua a suggerire altre operazioni, quindi magari facciamo una get dell'elemento, quindi cosa facciamo? La get, quindi di tutti gli elementi, vediamo, non ci restituirà nulla. Poi proviamo a creare un elemento, proviamo a recuperarlo, poi proviamo a modificarlo. Quindi facciamo una U, ok, perfetto. Content type. Ok, qua gli dobbiamo dare l'ID. Ok, vedete che in questo caso lui mi ha suggerito un payload modificato, quindi qui prima is completed era false, lui me lo suggerisce a true, questo perché è una modifica, quindi capisce dal contesto che devo testare fondamentalmente, vedere, mettere un campo diverso per vedere che effettivamente ha funzionato, e poi mi suggerirà anche la delete per testare anche la delete. Vediamo, ok. Perfetto, quindi cosa possiamo fare adesso? Questo è il file per lanciare le nostre request. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo buildare e lanciare le nostre API. Quindi lanciamo al volo la build. Adesso chiuderemo il nostro browser, tanto non ci serve qua, ma dobbiamo andare a vedere l'API che parte. Vediamo se facciamo send request. E qui ci aspettiamo una risposta fondamentalmente vuota. No. Vediamo. Andiamogli qualche secondo. Ok, perfetto. Quindi l'API sta girando, l'abbiamo lanciata, ci risponde un 200K con payload vuoto. Andiamo a fare la creazione di un elemento. Quindi, ok, abbiamo una 201 created come risposta. Andiamo a fare la get di questo elemento. E abbiamo un ok, quindi ci torna il payload con tutto quanto. Adesso andiamo a fare una modifica. Ok, un no content ci ho dato. Andiamo a vedere, andando a pescare fra la get dell'elemento, se, ok, vedete che in questo caso è cambiato, quindi ha funzionato. E andiamo a fare anche la cancellazione dell'elemento. Perfetto, abbiamo una 204 no content. Se andiamo a fare una get dell'elemento, mi aspetto di avere una not found. Perfetto, ok. Vedete che in pochi secondi abbiamo creato un API che funziona. E che come dire, ci torna dei valori, funziona, quindi abbiamo anche creato una sorta di non è un test case, però modo di testarla, sempre sfruttando il copilot che ci ha suggerito fondamentalmente questo linguaggio. Questo era per darvi un esempio, una prova di anche linguaggi che non sono, lasciatemi dire, propriamente noti. Quindi questo è fondamentalmente non è neanche un vero e proprio linguaggio, ma funziona e ci suggerisce in maniera proattiva, e ci aiuta appunto a scrivere anche in questo caso dello pseudocodice. Ok, passiamo adesso alla modifica del frontend. Apriamo il progetto e il nostro lavorare sull'API client. L'API client, adesso iniziamo a dargli qualche input e vediamo task. Sì, ma io voglio creare todo, preso todo get todo async, ok. E adesso andiamo avanti, vediamo lui mi propone che cosa mi propone la perfetto, la sync by ID, mi creerà la create todo, mi propone anche qui l'update todo e mi propone anche la delete todo async. Ok, qua status code, ok, perfetto. Quindi vedete che anche qui è stato molto molto rapido e in pochi secondi abbiamo avuto la creazione di questo client che adesso andremo a sfruttare nella parte di front-end. Nella parte di front-end, invece, qui dobbiamo andare a creare la parte di tabelle, di form. Quindi adesso andiamo a creare la tabella, quindi.
table. Ok, vedete che in questo caso ho inserito un commento volutamente per farvi vedere un altro esempio di come posso andare a dare del contesto al copilot. E io qui inserendo il commento table to display the first the list, scusate, of to-dos, posso andare a dare un suggerimento in più, quindi lui è stato super preciso nel darmi il suggerimento e mi ha proprio creato una tabella con LED che con il body popolato dinamicamente ciclando sugli elementi che otterrò nel mio to-do. Come ottengo questi elementi nel to-do? Lato codice, posso andare a dirgli, creare, stanziare una variabile che verrà popolata poi nel momento in cui la pagina viene caricata, andrà a chiamare l'API, la nostra getto-do async che abbiamo creato già, che sempre il Copilot ci ha aiutato a creare, per andare a popolare gli elementi. Qui c'è un piccolo errore qua, is completed. Ok. Per quanto riguarda il form, anche qui dobbiamo andare a creare un form per andare a inserire un elemento, lo faremo in, come dire, in line, cioè ok, qua ci ha dato un suggerimento, chiudiamo il form, anche qui è stato molto proattivo nel suggerimento, abbiamo il method post, ok, qua ci vuole forse l'antiforkery. Ok, qui che cosa ha fatto? Ci ha creato quindi il titolo e il form, il check con is completed, andando a fare il bind al to do item title to do item is completed. Quindi questo poi che chiamerà un on submit, chiamerà una funzione che ha to do che abbiamo definito qua e che andrà a fare la create del nostro to do item. Quindi adesso lo salviamo e lo lanciamo. Qualche minuto per farlo buildare, così vediamo se sia l'API che abbiamo già testato prima. Adesso andiamo a testare il front-end e vediamo che tutto funzioni. Diamogli qualche secondo. Ok, abbiamo adesso la parte di front-end, andiamo a vedere, e abbiamo adesso il to-do che ci risponde ovviamente all'API. Non ci sono API in questo momento, quindi è vuoto. Proviamo a inserire qualcosa. Poi per esempio by milk, aggiungiamo e vediamo che adesso abbiamo il nostro elemento qua. Quindi se andiamo avanti ad aggiungere altri elementi, per esempio by groceries, ok, se facciamo, che so, un'altra cosa, per esempio by water, e mettiamo il flag is completed, anche questo vedete che funziona. Ok, è un esempio molto, molto banale, ma per farvi vedere che adesso anche la UI è allineata, abbiamo creato quindi il client che viene chiamato, dalla, come abbiamo visto nel codice, dalla parte di front-end, quindi ora tutti i nostri componenti stanno funzionando. Chiudiamo pure la nostra applicazione e torniamo adesso al nostro IDE di sviluppo per andare avanti con la parte poi di deployment. Apriamo quindi, adesso per il deployment ci serve una command line e useremo la ZD, che è un tool da riga di comando per fare il deployment più rapidamente delle risorse cloud su Azure. Quindi, diciamo così, ok, quindi cd source repos aspire to do app, ok. E a questo punto, lanciando il comando azdapp, cosa succederà? La ZD andrà a prendersi il progetto, analizzare la NetAspire application, prendersi i componenti che abbiamo definito della nostra applicazione distribuita e creerà le risorse su Azure automaticamente per il nostro deployment. Ora, mentre adesso do qualche secondo, ci metterà un pochettino, vedete che qua succede, adesso andrà a leggere la subscription e andrà a configurare il punto sul developer portal
su Azure porta, scusate, le risorse necessarie, creerà un resource group, creerà le varie risorse tipo Log Analytics per la parte di Application Insight, il database, le container apps che conterranno i nostri applicativi, quindi l'API piuttosto che il front-end, e poi lo andremo come dire, a testare live. Ora, nel frattempo che il deployment viene effettuato, io passo la parola al mio collega Davide per poi riprenderemo insieme a seguito del deploy terminato per analizzare insieme a Copilot che cosa è stato prodotto. Grazie Francesco, intanto mi approfitto per presentarmi, io sono Davide Cattaneo, Technical Architect qui al Microsoft Technology Center e in questa sessione di oggi ne approfitto per farvi vedere un altro strumento, in questo caso Visual Studio Code, e mi calerò nei panni di uno sviluppatore front-end, probabilmente anche uno sviluppatore junior, che va a utilizzare Copilot per interagire con codice che gli è stato passato da un collega o comunque che ha ereditato tramite un progetto già esistente. In questo caso andremo a utilizzare appunto il Copilot, vedremo una distinzione tra l'utilizzo del Copilot inline e l'utilizzo del Copilot all'interno della chat e capiremo come questi due Copilot possono essere utilizzati nella maniera più efficiente. Perfetto, io adesso ho aperto il mio client di Visual Studio, in questo caso nel mio ambiente si tratta di una versione di preview, per questo vedete un'icona verde in alto a sinistra, mentre in questo momento ho aperto anche il progetto precedentemente editato da Francesco. In questo caso facciamo che io voglio andare ad aprire alcuni file che erano stati creati precedentemente da Francesco. Magari posso andarmi ad aprire, ad esempio, la pagina dei to-do, in questo caso andando a modificare o a cercare di comprendere qualcosa al lato front-end, e allo stesso tempo posso voler aprire anche il client, creato in precedenza. Quando noi interagiamo con Visual Studio, dicevamo, abbiamo la possibilità di, interagire con due forme di Copilot, il Copilot inline e il Copilot tramite chat. Parto dal farvi vedere un esempio di utilizzo del Copilot inline. Copilot inline che ci consente, previa selezione del codice, di andare a modificare del codice già esistente. Possiamo attivare questo Copilot inline o tramite l'interazione, vedete, con questa iconcina che apparirà dopo la nostra selezione, oppure creando semplicemente tramite il tasto Ctrl-I, quindi la combinazione, la finestra di prompt in cui andare a inserire i nostri comandi. Nel mio caso, vediamo che ho creato già una tabella. Questa tabella contiene una classe e un ID. Io posso voler andare a chiedere al Copilot di, incorporare magari una tabella centrata, quindi andare ad applicare uno stile a questa tabella. Io vado dunque a chiedere al mio Copilot di applicare, quindi applica uno stile a questa tabella per andare a centrarla rispetto allo schermo. Fai sì che questa occupi il 50% della schermata. Do l'invio e quello che il Copilot inline va a fare è andare a modificare quella che è l'intestazione della mia tabella, lo vediamo già qua sotto, andando a propormi di adeguare la larghezza al 50% dello schermo. Quindi andate a inserirmi appunto uno stile che va a fare overwrite delle informazioni. In questo caso vediamo che lui mi va anche a chiudere la tabella, questo è ovviamente un errore, e essendo un copilot spetta comunque a me andare a intervenire. Quindi io rimuovo manualmente questa tabella e vediamo che il mio codice in questo caso è stato correttamente aggiornato. Diciamo prima che il copilot può intervenire nei casi appunto di uno sviluppatore junior o magari di una persona che si approccia per la prima volta al codice. E prendiamo appunto questo spunto per andare a interagire con il secondo file, quindi con il file che abbiamo aperto in precedenza dell'API. Questo file è abbastanza semplice. In realtà nel nostro caso potrebbe capitare che il file sia molto complesso, ci sia stato fornito o sia stato ereditato da progetti completati anni or sono, e quello che noi vogliamo fare magari è andare a capire che cosa questo codice va effettivamente a fare. Quello che noi possiamo fare è, per esempio, andare a selezionare il codice per intero. E qua sulla destra vediamo che abbiamo a disposizione la possibilità di interagire direttamente con il Copilot Chat. Tramite il Copilot Chat, lo vediamo anche magari tra una serie di prompt che ci vengono proposti, noi possiamo andare a chiedergli ad esempio di fissare il codice, quindi risolvere delle problematiche che potrebbero essere esistenti, testare, in questo caso non lo vedremo direttamente noi, oppure spiegarci il codice nel dettaglio per quanto riguarda la sua funzionalità. Nel mio caso io
ipotizzerò di aver ereditato questo codice e chiedo al Copilot di andare a spiegarmelo. Vediamo dunque, mentre lui genera la risposta, una prima differenza tra questi due Copilot. Il Copilot che mi consente di andare a modificare direttamente il codice e il Copilot che mi consente di ottenere una serie di informazioni sul codice stesso. Questo codice ovviamente fa riferimento alle linee che io ho selezionato. Se avessi selezionato solo poche linee, lui utilizzerebbe queste linee come contesto. Se non avessi selezionato nulla, utilizzerebbe come al solito i file aperti nelle varie tab come contesto per fornirci queste informazioni. Qua vediamo che lui ha ragionato sull'intero file aperto che io gli avevo dato come riferimento e ci fornisce informazioni. Quindi giustamente ci dice che questo file contiene un costruttore che mi consente di andare a creare il mio oggetto, mi consente di recuperare queste informazioni, vedete qua che mi consente di recuperare un array di to-do item dal server. Abbiamo poi il get to do, abbiamo la possibilità di creare i nostri to do, la possibilità di aggiornarli e via dicendo, come abbiamo visto in precedenza con Francesco. Io tramite la chat posso interagire con questo codice. Se volessi potrei chiedere di riscrivermi una parte di codice, fornirmi magari un efficientamento, oppure potrei utilizzare la chat per andare a identificare delle vulnerabilità di sicurezza, ma questo lo vedremo poi nel dettaglio con Federico. Per quanto riguarda invece la nostra interazione con questa applicazione, io voglio farvi vedere anche come possiamo andare a utilizzare il Copilot per un'analisi di completezza e di correttezza del codice. Immaginiamo di andare a introdurre, in questo caso volontariamente, un errore. Io cancello un tipo dai parametri d'ingresso di questa funzione, la funzione, ovviamente in codice di conseguenza, non compilerà, mi darà un errore. Immaginando di non aver notato questa cosa o fate magari riferimento all'ipotesi di casi di errori più complessi, io posso andare adesso a chiedere al mio Copilot per quale motivo questo codice non compila. In questo caso seleziono ancora il mio contesto di riferimento e gli vado a chiedere per quale motivo questo codice non compila. Do l'invio e lui andrà ad analizzarsi tutte le informazioni che ha aperte, sia nelle tab, sia per quanto riguarda ciò che gli ho evidenziato, e vediamo che mi va a fornire una spiegazione. Nel mio caso mi dice che c'è un errore appunto nel metodo di cancellazione, qua mi sta già proponendo anche una soluzione, ma soprattutto riesce a identificare che c'è un errore nel metodo deleteToDoAsync, che è esattamente il metodo che io sono andato a toccare. E in particolare mi dice che il parametro id non ha un tipo specificato. Quindi, avendo lui contezza di che cosa significa avere una funzione corretta, di che cosa significa avere del codice che compila, mi va a individuare tutti i possibili errori all'interno del codice e mi propone una soluzione. A questo punto, se io volessi andare a rimpiazzare il codice corretto con nei confronti del codice scorretto, potrei andare a schiacciare, lo vediamo qua, il pulsante che mi dice inserisci. In questo caso vediamo che lui mi ha sovrascritto il codice precedente, perché io ovviamente lo avevo già selezionato, e mi ha introdotto la modifica corretta. Quindi rendendo veramente molto semplice andare a risolvere questo tipo di problematica. Tornando sempre alla differenza tra il Copilot contestuale e il Copilot chat, vi faccio alcuni esempi di attività che potremmo voler portare avanti con la chat di Copilot, quale ad esempio creazione di regular expression o validazione di regular expression stesse. Quindi io posso andare a voler creare una regola, la so spiegare a parole, ma mi potrebbe venire difficile o anche logicamente potrei cadere in errore nel momento in cui la implementassi a mano. Tramite il Copilot noi possiamo verificare questa correttezza. Oppure verificare il corretto import di librerie. Io potrei non avere tutte le dipendenze importate correttamente all'interno del mio file e potrei utilizzare questo Copilot per chiedere appunto, sulla base dei file aperti, che cosa mi manca e che cosa voglio andare ad importare. Oppure possiamo andare a spiegare singoli metodi. Immaginiamo di avere un codice magari abbastanza semplice, ma noi importiamo una libreria o importiamo del codice che introduce una complessità, possiamo fare affidamento a quel punto sulla conoscenza Copilot di librerie di terze parti e sulla conoscenza di Copilot di interpretazione del codice per andare a capire che cosa questa funzione, questa libreria che stiamo importando, va a fare e quali impatti può avere sul mio codice. La differenza invece, che diciamo prima con il Copilot inline, appunto, destinato più alla creazione o al refactoring di codice e di informazioni. Immaginiamo ad esempio di voler riscrivere una funzione in modo più efficiente, ora probabilmente nell'esempio non sarà super calzante, ma se io volessi andare facendo CTRL-I a chiedergli di riscrivi questa funzione in modo più efficiente,
posso andare dall'invio e anche qui, ipotizzando di avere un qualcosa di estremamente complesso, potrei andare a inserire una serie di metodi o strumenti che la rendano più efficace, magari per ridurre il tempo di esecuzione, per efficientare il codice e appunto migliorare quella che è la qualità del mio codice. In questo caso vedete che mi sta inserendo una serie di librerie che io purtroppo non voglio importare per questione di compatibilità col progetto. In questo caso ho la possibilità, e lo faccio vedere in questo caso, di scartare quelle che sono le informazioni che il Copilot mi sta fornendo. Quindi io non posso necessariamente accettare, scarto queste informazioni e vediamo che torno al mio codice originale. Quindi, ricapitolando, due modalità di fruizione del Copilot, una contestuale al codice che stiamo scrivendo, l'altra invece estesa alla knowledge base del Copilot stesso e funzionale anche al contesto che abbiamo aperto, alla quale poter chiedere domande e che possiamo interrogare come se fosse un nostro companion. Io a questo punto tornerei con Francesco e vedremo come sta procedendo il deployment della soluzione. Ok. Proseguiamo con il nostro deployment che nel frattempo è andato a buon fine. Qui, come potete vedere, abbiamo deployato tutte le risorse necessarie per far funzionare l'applicativo e poi la parte di deploy dei servizi. Come funziona la ZAD? Giusto due parole, c'è la parte di ZAPP che comprende diversi step, quindi il packaging, provision, quindi delle risorse e poi il deployment. In questo caso quindi possiamo andare a vedere il risultato sul portale di Azure, possiamo andare a vedere il risultato del nostro deployment. In questo caso è andato a buon fine, quindi ha creato le risorse, adesso le dovremo vedere nel nostro gruppo di risorse, eccolo qua. Quindi qui abbiamo le varie, insomma, SQL database piuttosto che la cache, l'API service, l'application insight, un po' tutte quelle che sono le risorse che abbiamo visto di là. Ora se andiamo sul nostro frontend e ci colleghiamo, vediamo che l'applicativo è live, ok, e lo posso raggiungere, vedete, in questo caso proviamo ad andare a fare anche qui una prova, buy milk, aggiungiamo e vedete che funziona, ok, quindi posso mettere buy water, ok, completed true, ok, quindi come detto funziona, rimane l'applicativo persistente, è live e ha funzionato correttamente. Ora torniamo al nostro ambiente di sviluppo. In questo caso volevo ritornare un attimo solo per farvi vedere che comunque la ZAD può creare dell'infrastructure as code sulla quale si basa, e analogamente a quanto visto con Davide possiamo utilizzare il nostro Copilot per andare a chiedergli di, come dire, di interpretare quello che è il nostro codice bicep. In questo caso gli posso chiedere cosa fa questo codice, questo file bicep, ne ho preso uno a caso, quello del SQL, dovrebbe essere quello di SQL, sì. E qua vi spiega, vedete, sempre analogamente a quanto ho visto con il collega Davide. Un'altra cosa che posso fare è magari chiedergli di, oltre ad analizzare i file, magari anche chiedergli magari di creare, che ne so, una GitHub Action che per esempio crea una GitHub Action per la distribuzione di un'immagine Docker. Questo è un altro esempio di come anche la parte di infrastructure scope può essere automatizzata. Ora non c'entra, non è propriamente pertinente con quello che abbiamo visto, in realtà se abbiamo dei container, però per darvi un'idea che anche facendo un prompt molto più generico, non avendo un'immagine Docker, ti posso chiedere come creare, rimanendo in tema di infrastructure scope, una pipeline di GitHub per rilasciare un'immagine Docker. Ora poi bisogna definire qua, ti ricordo insomma di specificare la connessione con il registry e con il registry dove avrai la tua immagine, piuttosto che gestire la parte di visionamento, piuttosto che specificare poi quale sia l'immagine. Questo era per darvi un attimo
un'idea un po' più puntuale di come anche l'infrastructure as code viene coperta come casistica nell'utilizzo del GitHub Copilot. Abbiamo visto quindi come andare a utilizzare il Copilot per creare la nostra API per il front-end. Abbiamo pubblicato la nostra applicazione, abbiamo fatto il deployment su Azure, abbiamo visto come utilizzare Copilot Chat per andare a interrogare il nostro codice, interrogare inteso come andare ad analizzare il nostro codice, poter interagire in maniera discorsiva col nostro Copilot. Adesso andremo a vedere con Federico come andiamo a lavorare su una codebase esistente, quindi come partire da un progetto non vuoto, ma un progetto già esistente e come il Copilot ci può aiutare a interagire con un progetto già in essere. Vi lascio a Federico. Grazie a tutti. Grazie Francesco. Adesso vestiamo i panni di uno sviluppatore che deve lavorare con una codebase esistente. Codice esistente che, sappiamo tutti, tende ad accumulare delle disfunzioni nel corso del tempo. Ed infatti il codice che sto per proporvi, lo vedete in questo metodo, assert customer, è un codice che ha diverse disfunzioni. A iniziare dalla prima, ha moltissimi if condition, che rendono il codice difficile da comprendere e difficile ovviamente anche da testare e da mantenere. Segue a questa sequela di if condition uno switch con della logica per la validazione di uno zip code, di nuovo del codice ripetuto, altra disfunzione. Segue poi una logica per la validazione dell'email, che a me pure, che mastico C Sharp da un po' di anni, sembra piuttosto sibillina a prima vista. E in ultimo viene inserito all'interno di un data store l'oggetto passato in input. Chiediamo quindi a GitHub Copilot come questo codice, come vede, come valuta la qualità di questo codice. Facciamo la nostra domanda e commentiamo insieme la risposta. La risposta sarà senz'altro lunga e potremmo spenderci buona parte della call, quindi saremo piuttosto veloci e ci concentreremo sui punti più importanti. Long method si è accorto che questo codice è particolarmente lungo e quindi poco leggibile, poco evolvibile. Si è accorto che, insomma, tutte queste if condition rendono il codice poco leggibile e che suggerisce di utilizzare una libreria, un framework ad hoc per la validazione degli oggetti. Si è accorto che ci sono alcune magic string che rendono il codice piuttosto fragile. Ecco, colpisce particolarmente questo su cui ci concentriamo. Si è accorto che questo metodo fa troppe cose. Si occupa, c'è tutta quella logica di validazione dell'oggetto mischiata alla logica per la persistenza dello stesso oggetto, e che quindi sarebbe più opportuno separare queste due funzionalità, queste due responsabilità. Ecco, qui entriamo veramente su una qualità del suggerimento che ci si aspetterebbe da uno sviluppatore piuttosto senior. Quindi accogliamo il consiglio che ci dà e chiediamo come riscriverebbe questa logica di validazione, eventualmente utilizzando una libreria di terze parti. Ok, ci sta proponendo l'utilizzo di Fluent Validation, una delle librerie più utilizzate nel mondo .NET, e adesso commentiamo la risposta. Propone di creare un oggetto ad hoc chiamato Customer Validator. Interessante perché ci consente quindi di creare un oggetto purpose built per la validazione. Tutte quelle if condition sono state riscritte in un formato molto più elegante, molto più intelligibile, e comincia ad individuare alcune delle funzionalità che è possibile ulteriormente estrarre all'interno di questa logica di validazione, per esempio la data di nascita. Conclude il suggerimento indicando come questo metodo iniziale potrebbe essere rifattorizzato. Quindi notate come quelle 100 righe di codice che avevamo appena visto diventano una manciata di righe, una decina di righe di codice, dove viene richiamato l'oggetto per validare l'input, dopodiché
viene appunto inserito l'utente nel data store. Altra cosa che tendiamo spesso a utilizzare, una metrica che utilizziamo spesso per valutare la complessità di una porzione di codice e quindi capire come intervenire, se riscriverla, se modificarla, se evolverla, è la complessità ciclomatica. E in questo momento chiediamo a GitHub Copilot di calcolarci la complessità ciclomatica di questo upsert customer. E nello specifico ha contato immediatamente tutti i decision point presenti all'interno di questo metodo e ci restituisce la relativa complessità ciclomatica. Ora vi mostro una funzionalità particolarmente interessante, che è quella di evidenziare una porzione di codice per poi chiedergli di spiegarla attraverso un comando nativo, explain. Quindi chiediamo di spiegarci questa logica di validazione della mail, che ricordate un attimo fa vi dicevo risultarmi abbastanza sibillina, abbastanza criptica. E nello specifico, ecco, la risposta è estremamente accurata e ci dice passo passo cosa fa questo codice. Quindi una documentazione dinamica con cui possiamo interagire, non la classica documentazione statica su una wiki. Ora, una cosa interessante è che si è accorto che questo codice per la validazione della mail fa una risoluzione DNS e quindi chiediamo dei dettagli in più, nello specifico chiediamo cosa succederebbe se durante la validazione di un'email il server DNS non fosse disponibile. E di nuovo la risposta è accurata, cioè ci sta dicendo che dove il server DNS non fosse disponibile, solleverebbe un'eccezione. Nello specifico, l'eccezione che verrebbe sollevata è un'eccezione di tipo socket exception. E ci sta spiegando anche che il nostro codice, ve lo mostro scendendo un pelino con il cursore, che il nostro codice effettua un catch di quella eccezione e fa il retro di un argument exception. Quindi notate come non solo una documentazione dinamica, non statica, ma stiamo a tutti gli effetti ragionando con il nostro codice, cioè qui siamo nel periodo ipotetico. Cosa succede se si verifica questa condizione? E chiudiamo questa prima porzione di analisi sulla documentazione del codice e il relativo refactoring, chiedendo di suggerire un'alternativa per rendere questa logica di validazione dell'email più resiliente. Ci sta dicendo che esistono infiniti framework di validazione dell'email ad hoc e ci sta proponendo, ad esempio, ecco qua, tramite una dependency injection e questo zero bounce API di validare la mail con un framework ad hoc. Quindi chiudiamo qui questa prima parte veloce su documentazione del codice e refactoring. La documentazione del codice non è l'unica forma di documentazione che ci interessa. A volte è possibile dover comunicare con una platea più di business e meno tecnica. Quindi vi mostro come, spostandoci all'interno di un'altra sezione del nostro codice, ecco qua, qui stiamo vedendo un workflow. Tra l'altro, un workflow semplificato ma assolutamente reale. Immaginate un workflow dove, a partire da un operatore di cassa che carica l'immagine di un assegno su un'applicazione ad hoc, partono una serie di controlli su questo assegno. Si verifica la firma dell'utente, si verifica che l'assegno sia leggibile, si verifica la presenza di una transazione sul database. E per ognuno di queste operazioni possono esistere uno o più condizioni di errore. Prendiamo questo codice senza approfondirlo troppo e facciamo una domanda a GitHub Copilot. Nello specifico, gli chiediamo di generare un Mermaid Sequence Diagram che rappresenti questo workflow. Quindi a questo punto
ci ha risposto con il codice del sequence diagram e lo mettiamo all'interno di un markdown affinché, ecco, la preview sia leggibile. Premettiamo questi caratteri per identificare il fatto che stiamo lavorando con un mermaid diagram. Ci copiamo con un solo clic il codice e dopodiché non ci resta che vedere la preview di questo codice, preview che ora vi ingrandisco. Ed ecco qui il nostro sequence diagram con tutti i dettagli sul nostro workflow. Ha identificato gli attori, GitHub Copilot ha identificato gli attori che fanno parte di questo workflow, si è accorto delle varie condizioni di errore che possono esserci, insomma, ci ha descritto in maniera piuttosto cristallina il nostro workflow. Andiamo avanti e io non sono molto esperto di documentazione di business. Stavolta che cosa facciamo? Riprendiamo il codice che abbiamo appena visto e anziché produrre un sequence diagram, chiediamo a GitHub Copilot di generarci del codice per un workflow diagram. Ok, ha già completato, quindi ritorniamo al nostro file e stavolta buttiamo il codice del sequence, eliminiamo il codice del sequence diagram che abbiamo appena scritto insieme e copiamo quello del workflow. Di nuovo, come prima, vediamo una preview e notate, ora lo ingrandiamo affinché sia più leggibile, notate come ha identificato le condizioni di errore e ci mostra il percorso completo di questo workflow. Mermaid è uno dei tool di diagramming. Ci sono un altro tool molto utilizzato, ci sono molte alternative. Un altro tool molto utilizzato, per esempio, è PlantUML. E cosa stiamo per fare? Chiediamo di generare il codice, a partire da questo codice, un sequence diagram con PlantUML. Ci spostiamo di nuovo all'interno della soluzione e scriviamo il contenuto che ci ha prodotto GitHub Copilot in un file ad hoc. Salviamo. Penso di aver copiato più di una volta. Ok, salviamo e di nuovo vediamo la preview di questo diagramma. Eccolo qui, è sostanzialmente lo stesso diagramma che abbiamo visto un attimo fa, soltanto che con uno strumento diverso. Chiudiamo questa sezione partendo stavolta da questo codice, cioè da questo sequence diagram, e chiediamo una cosa diversa, cioè chiediamo a GitHub Copilot di prendere una prospettiva inversa rispetto a quella che abbiamo appena visto, cioè anziché produrre il diagramma, il sequence diagram, la documentazione di business a partire dal codice, chiediamo di generare del codice a partire da questa documentazione di business. Quindi la domanda che gli stiamo per fare è: suggeriscimi un codice da implementare in Java questa volta a partire dal workflow che hai appena visto. Ora, non abbiamo il tempo di implementare la risposta completa, senza considerare il fatto poi che abbiamo chiesto uno scheletro, ma questo scheletro di codice è estremamente funzionale. Lo riscorriamo velocemente insieme. Ha creato una enum per tutte le condizioni di uscita di questo metodo. Dopodiché ci crea questo metodo, questa classe Orchestrator, all'interno del quale è descritta, vedete, in consistency check, content extraction, transaction lookup, e in ultimo ci propone uno scheletro per ognuno di questi metodi da implementare, quindi di nuovo una risposta di qualità. E di nuovo, a partire, questo è l'ultimo esercizio per questa sezione di documentazione di business. E di nuovo, a partire da questo sequence diagram che state vedendo, chiediamo qualcosa di più particolare, cioè di individuare dei possibili test case
per questo sequence diagram. Li commentiamo insieme. Di nuovo stiamo parlando un linguaggio di business e quindi ci risponde senza scrivere codice, ma con un linguaggio di business. Quindi ci indica quali sono gli step che devono essere eseguiti per questo test case e qual è la condizione di uscita. In questo caso sta validando un percorso che si conclude con successo e in quest'altro caso, ad esempio, si sta proponendo un percorso che si conclude con un preciso errore. Andiamo avanti e iniziamo a parlare di debugging, come GitHub Copilot ci può aiutare a debuggare del codice esistente. E ci spostiamo all'interno della soluzione su due nuovi file. Ok, uno di questi due file contiene degli oggetti, dei classici oggetti C Sharp, mentre invece l'altro file, order context, che state vedendo in questo momento, altro non è che un contesto attraverso cui accedere alla persistenza attraverso Entity Framework, un ORM framework per C Sharp. Facciamo la nostra domanda. E che nello specifico è una cosa piuttosto comune, gli chiediamo workspace affinché possa prendere i file aperti nella sessione corrente. Per quale motivo, quando uno di questi ordini contiene molti order item, vedete c'è questa collezione di order item, per quale motivo le performance degradano? E notiamo la risposta. Il degrado delle performance è relativo al problema, al cosiddetto problema dell'N più 1. Cioè quando ci si interfaccia con dei framework, con degli object relational mapper, quando si astrae, non si scrive più la query e si lascia fare all'ORM, quello che spesso avviene è che quando una proprietà nidificata deve essere recuperata, questa viene recuperata solo quando è effettivamente necessario. E quindi, nello specifico, ci sta dicendo che ogni volta che presa una lista di ordini bisogna accedere a questa proprietà, ogni volta viene fatta una nuova query e quindi questo degrada le performance quando abbiamo molti oggetti di questo tipo nidificati. E nello specifico ci sta anche dicendo come risolvere il problema. Il problema si risolve attraverso questa istruzione include, cioè quando sappiamo che una query può beneficiare di recuperare immediatamente queste informazioni senza fare query successive, la includiamo attravero questo costrutto C Sharp. Quindi questa è la prima evidenza che ora vi mostro relativa a come ci può supportare nel debugging, e l'altra invece ve la mostro immediatamente. Ci spostiamo all'interno della soluzione su questo file database reader e facciamo subito una domanda a GitHub Copilot, cioè per quale motivo quando chiamiamo spesso un oggetto di questo tipo le performance degradano. E di nuovo la risposta è assolutamente accurata. Ci sta dicendo che questo oggetto, SQL Connection, ad esempio, è una risorsa unmanaged. Cioè dobbiamo, attraverso un costrutto ad hoc, che ora nella risposta vedremo senz'altro, attraverso un costrutto ad hoc bisogna segnalare al garbage collector di .NET che questa risorsa può essere considerata per la garbage collection. E notate infatti che nella risposta ci dice che questo oggetto dovrebbe essere disposto chiamando questo costrutto using. Ed ecco che nel codice che ci mostra, vedete come cambia adesso il nostro codice,
utilizza questo costrutto using per indicare che al termine di questo, cioè alla chiusura di questa parentesi, l'oggetto non sarà più necessario e potrà essere fisicamente eliminato. Quindi non accede chiaramente ai dati di telemetria, ma anche soltanto guardando il codice è in grado di darci indicazioni accurate su quelli che possono essere problemi di performance. Abbiamo visto poco fa come GitHub Copilot, a partire da una certa porzione di codice, ci ha suggerito dei possibili test case da implementare. Adesso facciamo un esercizio più tecnico, cioè quei test case li implementiamo da un punto di vista di codice. Quindi torniamo su un file che abbiamo già visto poco fa, il file program.cs. All'interno del quale c'era, ricordate, quel famoso metodo abstract customer. Il problema è che questo metodo, se notiamo, ci soffermiamo un momento su come si accede ai dati, è un metodo che non permette, così com'è, di essere facilmente testato. Questo perché la logica per accedere alla persistenza è fortemente accoppiata alla logica di business. Quindi dobbiamo rimuovere questa dipendenza. Quindi la prima domanda che facciamo a GitHub Copilot è: come riscriverebbe questo metodo affinché questo metodo diventi testabile? E GitHub ci propone appunto di utilizzare delle interfacce. Quindi ci spostiamo all'interno del suggerimento e lavoriamo direttamente nel file, questo per velocizzare un po' la demo. Ci copiamo questa interfaccia che ci propone di utilizzare e dopodiché passiamo questa interfaccia come oggetto al costruttore del metodo della classe service refactor. Quindi a questo punto non dovrebbe rimanerci che modificare l'accesso ai dati che prendiamo e copiamo. Non ho copiato correttamente. Ok. Il codice a questo punto dovrebbe compilare. .NET build. Ha compilato correttamente e quindi adesso possiamo iniziare a chiedere di scrivere alcuni unit test. Il primo unit test che chiediamo prevede di creare un utente con stato di residenza US e chiediamo a GitHub Copilot di costruire un oggetto che abbia tutte le proprietà che ci servono valorizzate correttamente. Quindi a questo punto immediatamente ci ha proposto il test da implementare, che senza guardare troppo per il sottile ci prendiamo così com'è e commentiamo tra un attimo. Ecco qui. Ci propone di utilizzare appunto un oggetto mock che astragga una reale implementazione dell'accesso alla persistenza, quindi un puro test di unità, crea l'utente, lo vedete, con tutte le proprietà valorizzate correttamente, esegue l'azione di inserimento sul database e dopodiché fa alcune asserzioni. Ci spostiamo all'interno della folder corretta. Ok, .NET test e a questo punto questa istruzione dovrebbe trovare il test che verrà, come gli abbiamo richiesto, eseguito e passerà con successo. E chiudiamo l'esercizio facendo una domanda analoga in cui chiediamo di creare però non un solo unit test, ma di crearne quattro diversi. Questo non aggiunge in sé moltissimo valore, ma testimonia come velocizzi le operazioni quotidiane. Quindi lasciamo completare la generazione del codice. Notate che, e ora lo rivedremo con un po' di calma non appena ha concluso, notate che nella domanda che abbiamo rivolto a GitHub Copilot chiedevamo di generare un utente e un test
per ognuna delle condizioni dello switch. Quindi mi ha creato correttamente un utente con stato di appartenenza Stati Uniti, Italia, Francia e così via. Quindi adesso di nuovo riprendiamo questo codice, ce lo portiamo all'interno della nostra soluzione e rieseguiamo la suite di test. E a questo punto vengono trovati, come gli abbiamo richiesto, quattro test e vengono tutti e quattro eseguiti con successo. Ricordate che durante l'agenda avevamo accennato al fatto che avremmo approfondito anche l'argomento sicurezza e GitHub Copilot e stiamo per farlo. Ci stiamo per spostare all'interno della nostra soluzione su un file su un manifesto di Kubernetes. Non importa adesso conoscere i tecnicismi di Kubernetes, prendiamo questo file così com'è e chiediamo a GitHub Copilot di indicarci se nota vulnerabilità di sicurezza con questo file. Ci limitiamo a commentare, ecco, i primi suggerimenti che ci darà e iniziamo subito. Primo suggerimento, ci raccomanda di non utilizzare il tag latest che trovate qui a riga 17. È una pessima pratica da un punto di vista di sicurezza. Questo perché utilizzando la versione latest di un'immagine, se la scarichiamo in momenti diversi, potremmo scaricare un'immagine diversa e questa è una pessima postura di sicurezza. Secondo suggerimento che GitHub Copilot ci raccomanda è di impostare dei limiti alla quantità di risorse, memoria, CPU che questo container può prendere. Questo per evitare che, in assenza di questi limiti, un comportamento abusivo, che sia intenzionale o che sia non intenzionale, potrebbe sottrarre risorse a tutti gli altri workload che stanno girando su quel nodo. Quindi un pessimo approccio da un punto di vista di sicurezza. Ci spostiamo all'interno della soluzione adesso su un altro file e nello specifico stiamo vedendo un'arma template, un file di deployment di Azure, che deploya alcune risorse, molto semplice, deploya un Azure App Service e una web app on top a questo app service appena creato. Quindi di nuovo ci spostiamo all'interno della chat di GitHub Copilot e chiediamo se GitHub Copilot rileva problemi di sicurezza con questo file. Come prima ci limitiamo a commentare, ecco, solo una porzione di questi problemi. Molto interessante, si è accorto che in questo caso non c'è tanto un problema con il file, con il contenuto del file, ma con quello che manca all'interno del file. Nello specifico, si è accorto che manca una esplicita indicazione del fatto che solo il protocollo HTTPS deve essere abilitato. Se l'avessimo fatto, avremmo trovato una proprietà in più all'interno di questo site config. Quindi molto interessante questo esempio, perché non ci sta semplicemente facendo notare di qualcosa che non va all'interno del file, ma ci sta facendo addirittura notare di qualcosa che manca. E quindi questo è un ottimo esercizio perché all'occhio umano un problema del genere può facilmente sfuggire. Ci spostiamo adesso all'interno di questo file, Order Repository, file che contiene alcune vulnerabilità, che adesso chiediamo di dettagliare a GitHub Copilot. Stavolta facciamo una domanda molto generica e chiediamo se GitHub Copilot nota problemi di sicurezza con questo file. E ci limitiamo di nuovo a commentare le risposte, la parte più saliente della risposta. Si è accorto che questo file, cioè che questo metodo, createOrder, lo stiamo vedendo in questo momento, è vulnerabile a SQL injection e lo vediamo insieme perché. C'è questa stringa che costruisce alcuni cioè, costruisce una query SQL, dopodiché questa query SQL viene passata ad un SQL command senza nessun tipo di sanificazione dell'input utente, quindi una pessima pratica di sicurezza. Altra cosa interessante, si è accorto che
Va bene, ci limitiamo a commentare anche solamente questa. Si è accorto che all'interno del metodo create order payment la carta di credito viene passata in chiaro. E di nuovo questa è una pessima, non c'è bisogno che spieghi perché, pratica di sicurezza. Quindi adesso prendiamo di nuovo questo codice e chiediamo a GitHub Copilot di darci qualche suggerimento per renderlo meno vulnerabile, per renderlo più sicuro. E ci limitiamo a commentare la parte relativa alla SQL injection e notate come GitHub Copilot ci suggerisce di creare sì la nostra query, ma stavolta lo fa utilizzando dei cosiddetti SQL parameter. SQL parameter che sono sottoposti ad una sanificazione automatica da parte del framework. Quindi è un'ottima risposta perché ci consente immediatamente di risolvere questo problema di SQL injection. Concludiamo con una piccola overview di quello che sarà il GitHub Copilot for Enterprise. Abbiamo fatto alcune modifiche e quindi non ci resta che portarle all'interno del repository, quindi added. Un messaggio che potrebbe essere più accurato, ma per la velocità sacrifichiamo un po' di accuratezza. Benissimo, abbiamo portato il nostro codice su GitHub e infatti, connettendomi in questo momento al mio account GitHub, mi viene indicato che questo branch Copilot ha delle modifiche recenti. Quindi ci accingiamo a fare una pull request. E notate adesso che nel menu di pull request ho questa opzione che clicco. Ci sarà bisogno di attendere alcuni secondi, li aspettiamo insieme. Qual è l'idea? L'idea è che GitHub Copilot ci aiuterà a velocizzare uno dei processi tipicamente più lenti della delivery, che è la code review manuale in cui chiediamo a un esperto un parere sulle modifiche fatte. Con il click che abbiamo appena fatto, abbiamo chiesto a Copilot di riassumere le modifiche fatte in questa sessione di lavoro. Ed è esattamente la sessione di lavoro che abbiamo fatto insieme. E quindi notate che si è accorto di tutto ciò che è stato modificato. Si è accorto che c'è questa introduzione di questo, la creazione di questo sequence diagram, l'abbiamo fatto insieme. Anche il README è stato modificato con quel flowchart che avete visto prima, piuttosto che si concentra poi sulla parte di refactoring. Quindi ci sta ad un eventuale code reviewer, sta agevolando il compito di individuare cosa è stato modificato nei file. E nello specifico qui notate che ha colto esattamente il senso delle modifiche. Ci sta dicendo che questa classe è stata rifattorizzata per consentire la dependency injection e quindi poterla rendere testabile. E in ultimo si è accorto a questo punto che ci sono questi unit test che sono quelli che abbiamo scritto insieme. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. E a questo punto passo la parola a Riccardo per la chiosa conclusiva sulla parte di privacy, sicurezza e qualche success story. Riccardo. Grazie Federico, eccoci arrivati alla fine di questo lungo ma interessantissimo percorso che non poteva concludersi senza sottolineare alcuni degli aspetti che però sono secondo noi assolutamente fondamentali in ottica di un'adozione enterprise dello strumento e in un suo utilizzo assolutamente strutturato e ben governato, appunto legati ai temi di privacy and security su cui Microsoft con GitHub è estremamente committata. In quest'ultimo anno, anno e mezzo, hai fatto diverse di queste discussioni con molteplici realtà italiane, non solo per quanto riguarda la compliance di questo strumento, sia per quello che riguarda il trattamento dei dati che per la security posture a livello di infrastruttura. E chiaramente tutto questo è assolutamente pubblico e trasparente nelle risorse che poi potete trovare online, che vi segnalo qui, ma ci tengo a sottolineare un aspetto fondamentale che abbiamo già accennato, ma ancora una volta è bene in conclusione ribadirlo. L'aspetto privacy è assolutamente fondamentale di GitHub Copilot Business e quindi nessun dato viene trattenuto da parte dell'infrastruttura, né men che meno utilizzato per un eventuale retraining del modello.
Le informazioni di contesto, di prompt e di risposta sono assolutamente private e non verranno mai utilizzate da Microsoft né da GitHub per alcuna forma di knowledge quality o retention o training. Un altro aspetto che poi è, secondo me, interessante portare alla vostra attenzione è quello del Copilot Copyright Commitment, un'estensione la copertura anche a livello legale che Microsoft fornisce per i suoi servizi AI, che recentemente è stata estesa per tutti i Copilot, in particolare anche per GitHub Copilot, in modo tale che se dall'utilizzo di questi strumenti derivasse qualsivoglia diatriba a livello legale sulla proprietà intellettuale, copyright o la ownership degli artefatti prodotti, Microsoft si impegna a supportare in toto il cliente in qualunque genere di argomentazione di questo dibattito. E ancora una volta io trovo che questo sia fondamentale tenerlo ben presente, perché è chiaro che si vuole sempre operare in un contesto di massima fiducia e trasparenza in tutte le forme che questi strumenti possono avere. Non mi sorprenderà quindi poi scoprire che abbiamo già avuto tante e positive esperienze nell'adozione di questi strumenti a livello italiano e globale, e oggi ve ne cito solo alcune di quelle che trovate online, perché ho trovato significativo portarvi alcuni KPI di riferimento, ma chiaramente poi ce ne sono moltissimi altri. Uno di questi, Duolingo, che sicuramente conoscete, mi piaceva perché sottoponeva la vostra attenzione non solo da parte di incremento di produttività, che tanto è dibattuto e sottolineato, che comunque è un fattore molto interessante come beneficio per l'azione di questo strumento, ma anche ulteriori effetti, diciamo così, un pochino più indiretti sul tempo di review del codice, sull'incremento delle pull request e quindi varie forme di produttività che superano semplicemente il fatto di produrre più codice. E in particolare un secondo caso di Indra, signora di trasporti spagnola, faceva notare questo aspetto interessante legato al fatto di avere una maggiore possibilità di dedicarsi a problemi più complessi e dedicarsi a nuove funzionalità. Qualcuno in passato ha definito questa cosa come la capacità di questo strumento di creare tempo, non in senso letterale ovviamente, ma nel fatto che il tempo risparmiato e guadagnato con l'aumento di produttività per i task che ci dobbiamo sobbarcare può poi essere reinvestito in attività a maggior valore aggiunto, come appunto l'analisi architetturale, la stesura dei requisiti, qualunque altra operatività possa essere necessaria, diventa più gestibile e schedulabile grazie al fatto che i miei task quotidiani sono stati possibili realizzarli in molto tempo minore rispetto al passato. Chiudo con un'ultima storia che in realtà ci porta già al domani, che in parte è già presente oggi, legata al fatto che chiaramente non ci fermiamo qui. Ci sono già nuove wave di questi strumenti per andare a indirizzare una serie di nuovi scenari e capability che prima non erano previsti, e per cui abbiamo già alcune success story, diciamo un po' early preview, che secondo me ben sintetizzano l'obiettivo e anche l'ambizione di questi strumenti di passare da un contesto squisitamente individuale di produttività a uno molto più enterprise di processo e trasformazione digitale. E questo chiaramente si concretizza anche con il nuovo Copilot Enterprise, che rispetto a un utilizzo molto più, ripeto, personale legato alla produttività negli ambienti di sviluppo e nel tooling, ambisce a coprire l'intera piattaforma di sviluppo e superare anche i limiti di pochi file aperti del contesto corrente dello sviluppatore, arrivando invece a lambire l'intera code base, knowledge base aziendale. Quindi immaginatevi uno strumento che non si limita più a lavorare su pochi file, ma su interi repo, magari più di uno alla volta, con l'obiettivo, uno, di dare delle risposte molto più immediate riguardo al mio codice, alla mia implementazione, sia per chi ne è già un po' esperto, magari non si ricorda più bene, ha bisogno di un refresh, sia per chi, nuova leva o ancora non esperto in una certa tecnologia, ha bisogno di un punto di riferimento da cui partire. E poi ancora la possibilità di automatizzare una serie di task, come la creazione delle pull request, piuttosto che la scansione di sicurezza e la remediation. Tutte magiche che quindi ci portano dalla visione più singola, più personale, a quella più enterprise, collettiva, con l'obiettivo di avere non più un tool, magari su più ambienti, sparpagliato, ma una piattaforma completamente AI-powered, che sia in grado quindi di darci la possibilità di scoprire e capire bene il codice che abbiamo, sia che sia documentato, sia che non lo sia, perché è uno degli scenari interessanti che abbiamo visto, è la possibilità
di fare domande su codice non documentato, quindi avere una spiegazione anche di dettaglio su codice assolutamente, diciamo, sconosciuto o non descritto. La possibilità di fare anche domande e avere una parte di breakdown che dica come funziona questa feature, dove trovi riferimenti e quindi dare le indicazioni su dove andare a interagire. E anche, ancora una volta, in un'ottica di vero copilot, di vero assistente, la parte di che cosa posso fare per migliorare, quali sono i bottleneck, questo codice è completamente compliant o deve essere rivisitato e in che modo. Al punto che arriveremo nelle prossime wave, avere anche la possibilità, dato un requisito, un suggerimento, di definire il piano di azione e automatizzarlo una parte, in modo tale che non sia più un'operazione squisitamente manuale, request response, ma un vero e proprio coaching digitale completo enterprise per aiutare tutti i miei sviluppatori, anche non solo, anche gli architetti e i project manager, a gestire il mio patrimonio aziendale. Quindi un futuro molto interessante, molto entusiasmante ci aspetta nell'evoluzione di questi strumenti. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione e spero sia stato interessante e utile per tutti voi, come sono in questi mesi, lavorare con molte delle vostre realtà. Grazie.